Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo come collegare un buzzer al nostro CC3D per farlo suonare tramite uno switch della nostra radio, ma anche farlo attivare tramite la procedura failsafe, quindi quando perdiamo il segnale il buzzer suona. Il buzzer in questione deve essere uno con tre cavetti, non con due cavetti, quello si utilizza per le nazze. Questi tre cavetti sono positivo e negativo e il segnale che servirà a attivare questo buzzer, perché questo buzzer capisce il segnale PWM che uscirà dalla nostra CC3D. Ecco, siccome al posto di comprare un buzzer come questo che costa 7-8 euro, si potrebbe comprare una power distribution board che abbiamo visto in questo video qua, che contiene già un buzzer e la possibilità di collegare anche delle luci LED, quelle che vedete qua praticamente assieme al buzzer e fare da distribution board che costa 12 euro o 11 euro, non mi ricordo adesso, sarebbe meglio sicuramente la power distribution board. La procedura è uguale, ma noi la faremo per adesso con la power distribution board. Per quanto riguarda il collegamento è molto semplice, dobbiamo collegarlo a un'uscita qualsiasi che non sia impegnata dai nostri ES, che saranno sulle prime quattro uscite, e quindi la colleghiamo qui, o la stessa cosa, colleghiamo il buzzer da questa parte qua, rispettando il meno più e il segnale, quindi in questo caso è così e in questo caso è così. In questo caso qua, se abbiamo il buzzer, dovremmo alimentare il CC3D tramite un back di un nostro ESC. In questo caso qua, praticamente il Power Distribution Board alimenta il nostro CC3D con 5 volt, ma anche la nostra ricevente, ma non solo, utilizzerà questo cavo segnale per attivare sia il buzzer che anche le nostre luci LED. Colgo l'occasione per farvi vedere questa ricevente, e questa ricevente è l'unica ricevente della Devo o della Valkyra che accetta PPM, quindi segnatevi il numero se volete, ma vi lascio anche un link sotto la descrizione se volete acquistarla. Adesso andiamo sul computer a vedere come programmare il nostro buzzer. Siccome questa CC3D è nuova, andrò a fare il Vehicle Setup Wizard velocemente. Se volete andare a vedere il wizard completo, potete cliccare qua per andare a vederlo. Ecco, vedete questa cosa qui che è uscita? Spesso qualcuno mi dice che dopo aver fatto l'upgrade non funziona più nulla, non riconosce più il board. Ecco, se vedete uscire una cosa del genere e non vi riconosce il board, basta uscire, staccare il nostro CC3D, iniziare la procedura un'altra volta, schiacciare upgrade. Una volta schiacciato upgrade, a questo punto colleghiamo il nostro CC3D e dovrebbe andare avanti senza problemi. Ecco, per fare la procedura wizard dobbiamo collegare la batteria. Purtroppo dovrà suonare il buzzer perché non è ancora impostato. Colleghiamolo, mi dispiace per il suono. Cerchiamo di fare in fretta questa cosa. Clicchiamo qua, andiamo avanti. Ecco, molto semplice, dobbiamo solamente seguire le istruzioni, quindi muoviamo il nostro gas, muoviamo i nostri alettoni. E tutto come da istruzioni. Adesso dobbiamo muovere il nostro flight mode. Ok, e adesso l'accessorio 0. L'accessorio 0 di solito, come abbiamo visto nei video precedenti, l'avevamo regolato su questo, però noi dobbiamo, diciamo, una volta che abbiamo fatto i PID, questo non ci serve più, dobbiamo utilizzare questo al posto di questo, ed è molto semplice. Andiamo sulla nostra radio. Ogni radio è differente dall'altra, però io adesso faccio il device output e vado a cambiare praticamente che l'aux 7 knob che ce l'ho qua praticamente, che è questo, lo dovrò cambiare e mettere sull'aux 2
mettere questo qui, aileron DR, andrò a metterlo qua, perfetto, e basta, molto semplice. Torniamo sulla nostra schermata, torno indietro e come potete notare, se muovo questo adesso l'ha preso come accessorio 0, e questo l'accessorio 0 è quello che utilizzeremo per il nostro buzzer a 3 posizioni. Andiamo avanti che non abbiamo altro da fare qua. Ok, dobbiamo mettere tutto sulla posizione in mezzo come al solito. Andiamo avanti, ci dice di muovere i nostri stick e anche i nostri switch avanti e indietro. Ok, fatto tutto, andiamo avanti. Qua vediamo che sembra che tutto funzioni bene, quindi andiamo avanti, avanti e salviamo. Ok, armiamo a sinistra come al solito o a destra come volete voi, salvo, e adesso dobbiamo andare qua e dobbiamo dirgli che l'accessorio 0 ce lo metterà sul canale 6. Il canale 6 è questo, è quello al quale abbiamo collegato il nostro buzzer. Ok, salviamo. Una volta fatto questo, se muoviamo il nostro switch vediamo che non cambia nulla, e questo perché ogni buzzer, sia come questo che è semplice o come quello che abbiamo sulla nostra PDB, hanno un range di segnale PWM che capiscono, quindi a seconda di come cambia il segnale devono suonare o smettere di suonare. E per attivarlo, diciamo per impostarlo, basta andare sulla schermata output e vediamo come minimo c'è 1000 sull'accessorio 0 sul canale 6 che abbiamo detto che è qua praticamente, come massimo però è sempre 1000, quindi lo impostiamo a 2000. Invece in mezzo, diciamo la posizione centrale dovrà essere 1500, quindi in mezzo. Queste istruzioni che vi sto, cioè le istruzioni di questo ovviamente sono scritte qua, le trovate scritte qua se volete leggerle. Comunque una volta fatto questo, se salviamo e andiamo a provare il nostro switch, lo mettiamo in mezzo e smette di suonare. Lo mettiamo invece in questa posizione, si accendono le luci, lo mettiamo in questa posizione, si accendono e si spengono lampeggiando le luci come potete notare, e suona il buzzer. Quindi se perdiamo il nostro modello nell'erba alta basta attivare questo buzzer, ma non solo, se impostiamo il fail safe nella nostra radio che quando perde il segnale il nostro modello dovrà attivare il buzzer, quindi mette diciamo la posizione fail safe sarà così quando si perde il segnale. E per i dettagli sul fail safe e come si imposta basta andare a cliccare su questo video che è tutto spiegato. In ogni caso vi dico che per ogni radio diciamo l'impostazione del fail safe è differente. Per quanto riguarda la mia, abbiamo detto, questo video qua che potete andare a vederlo, e per quanto riguarda altre radio vi dico le più diciamo le cose più frequenti, è che durante il binding o l'abbinamento della vostra ricevente impostate i vostri stick in una certa posizione e anche il vostro i vostri switch e fate il binding, e a questo punto questo diciamo se perdete il segnale la vostra ricevente andrà a posizionare o a segnalare tutte queste posizioni diciamo al flight controller, che andrà a far suonare il buzzer. Se vi è stato utile questo video vi prego di cliccare sul tasto mi piace, e se avete delle domande o dei suggerimenti potete lasciarle come al solito giù nello spazio commenti. Ovviamente come al solito vi lascio i link sotto il video nella descrizione di tutti questi prodotti che abbiamo visto in questo video, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.